Attenzione, fare dei semplici esercizi a corpo libero non significa che allo stesso tempo stai praticando calisthenics. Molto spesso in tanti miei video propongo delle varianti random di push-up, pull-up, addome, gambe per lavorare in maniera specifica sui pettorali, spalle, tricipiti, addome, cosce e glutei, no? Con questo focus qua, perché ovviamente tante persone che si appassionano all'allenamento corpo libero non hanno in testa una logica, un concetto di praticare un sistema, una disciplina, prendono gli esercizi come alternativa semplicemente per lavorare sui muscoli, per sviluppare quei muscoli, per sentirsi in forma, per essere in forma e così via dicendo. Tornando a noi, come facciamo a capire se stiamo facendo calisthenics? Beh, semplicemente tutto deve essere inserito all'interno di un contesto, di un sistema scalabile. Quindi ogni singolo esercizio che fai, qualsiasi variante che vado a proporre, così random, i close push-up, gli archer push-up, i body row, le trazioni supine e altri esercizi ancora, devi contestualizzarti, dovresti riconoscerli all'interno di un percorso d'allenamento scalabile. Quindi tutto deve essere visto in quest'ottica qua, scalabilità, progressioni. Questo è importantissimo per fare progressione di carico, questo è già un più un tecnicismo, ma rimanendo più sul semplice e più sul facile, pensare a una scala, una scalabilità ci permette di contestualizzare meglio tutti gli esercizi che vado a fare. Perché sto facendo questa variante? Perché sono un qualcosa che rappresentano qualcosa di più intenso, di più duro rispetto a quello che facevo in precedenza, che potevano essere magari dei normalissimi push-up. Semplicemente ragionando in questo modo, allora in questo modo sei già proiettato all'interno proprio del calisthenics per concetto, che è un sistema scalabile, ognuno con, come dire, con i propri feedback, con il proprio passo, ma in questo modo qua lo devi inquadrare. Altrimenti stai semplicemente facendo degli esercizi a corpo libero random, giusto da fare in alternativa agli esercizi da palestra, giusto con l'idea di stressare i muscoli, ma senza un'idea di crescita, di una crescita che poi ognuno la utilizza per i propri fini, per diventare più forte, performante, per migliorare la forma fisica, di solito tutte queste cose insieme. Però questo è il nostro unico strumento per poter praticare un sistema e affinché questo sistema ti possa dare dei risultati sul piano tecnico, atletico e fisico. Scalare, scalabilità, crescere sostanzialmente. Ci vediamo in un prossimo video. Ciao!